Se la vostra didattica è frammentata, forse vi serve un centro di controllo. Carissimo, carissima, in questi giorni mi sono arrivate molte email da parte di docenti che lamentano il fatto che non ci si capisce più niente con questa storia della didattica a distanza. In particolare, queste email lamentano il fatto che ogni insegnante utilizzi delle piattaforme a sé, per se stesso, e di conseguenza tutto questo genera confusione sia nei confronti degli alunni, perché gli alunni ad un certo punto devono ricordarsi che un docente gli manda il PDF tramite WhatsApp, un altro gliela mette su Google Classroom, un altro e così via, e sia anche per i docenti, per coordinarsi. Purtroppo questa frammentazione ha tanti effetti negativi, non ce ne vedo di positivi. Ad esempio, un effetto negativo è innanzitutto, come dicevo prima, la confusione. Questa frammentazione rende difficile a voi come docenti di riuscire a coordinarvi e soprattutto di riuscire anche a proporre ai vostri ragazzi una didattica che sia coerente e soprattutto che sia coordinata, soprattutto anche per evitare che i ragazzi ricevano molti più compiti, molto più studio di quello che già non siano in grado di resistere, di reggere in questo periodo. Perché? Perché se la didattica è così frammentata, non c'è coordinazione, succede che ogni docente pensa per la propria materia, come normale che sia del resto. Di conseguenza inizia a lasciare compiti, ad assegnare materiale per lo studio e così via, senza però appunto confrontarsi con gli altri colleghi. Dall'altra parte ai ragazzi arriva una grandissima confusione e soprattutto per i ragazzi un po' più piccolini, quindi parliamo soprattutto ad esempio per le medie, perché poi alle superiori già crescono e già si possono responsabilizzare molto di più, cioè a un certo punto bisogna crescere, però se noi parliamo quindi dei vostri alunni un po' più giovincelli, fanno comunque fisiologicamente anche psicologicamente fatica a stare dietro a tutti questi cambi di canali, perché devono proprio ricordarsi per ogni prof, per ogni professore, dove andare a reperire i materiali, dove andarlo a studiare e così via. E di conseguenza l'effetto è poi che i ragazzi iniziano a non fare i compiti, a non studiare. Ok, a volte ci provano sicuramente, ma in alcuni casi questo avviene proprio per via di questa fatica, che ripeto, non dipende da loro, ma non dipende neanche da voi. Dipende da un problema, come dicevo prima, di coordinamento. Stessa cosa sulle piattaforme da utilizzare. E allora, come si può fare quando c'è una così grande frammentazione? Allora, è una frammentazione che di per sé è anche indice, potremmo dire, sotto certi aspetti di intelligenza, se vogliamo, perché io per primo vedo la scuola come il luogo del pensiero, oltre al luogo educativo, oltre al luogo proprio della trasmissione di informazioni, io vedo anche la scuola come luogo di pensiero, quindi è anche giusto che ogni insegnante abbia un suo pensiero, un suo spirito critico, perché altrimenti come potrebbe mai trasmettere tutto questo ai propri alunni? Sicuramente. Allora ecco che in questi casi può essere opportuno un centro di controllo, non di controllo, ma proprio un centro di coordinamento, ecco, è molto meglio. E in questo caso il centro di coordinamento lo deve fare il dirigente scolastico oppure chi per esso, può essere il vicepreside, la vicepreside, un referente, una referente e così via. Un centro di coordinazione, di coordinamento, che però non dia regole, ma che dia, che proponga linee guida. Questo è molto importante, ma è l'unico modo per riuscire a risolvere almeno un po' di questa frammentazione. Come realizzare questo centro di coordinamento? Ad esempio prevedendo dei momenti in cui ci si confronta tutti insieme tra colleghi, con ovviamente una figura che faccia da centro di coordinamento, non dico da supervisore. Questo è molto molto importante. Quindi, in una organizzazione così frammentata è necessario che esista, che ci sia una persona che tiri un po' le fila, anche nello scambio delle comunicazioni tra colleghi, ad esempio, tra docenti, che ci sia un centro che chiarisca, attraverso le email e le circolari, che chiarisca bene quali sono le decisioni che sono state prese insieme durante l'ultima videochiamata, ad esempio.
che sintetizzi attraverso tutte le email e richieste che sono arrivate dal corpo docenti, che sintetizzi delle ipotesi di soluzione o delle linee guida, come ho detto prima, e così via. Perché senza questo centro di coordinamento, ogni didattica, soprattutto quella a distanza, perché non vede la possibilità di vedere i docenti all'interno di una stessa struttura, per cui anche solo incontrandosi alla macchinetta del caffè o in sala insegnanti ci si scambia due feedback tra tutti quanti e quindi in qualche modo si arriva ad un consenso. Nel caso della didattica a distanza, tutti questi luoghi di scambio vengono a mancare, allora ecco che dobbiamo crearceli noi. Che cosa ne pensi? Mi interessa saperlo qua nei commenti. Mi interessa anche saperlo, perché no, via email. Mandami un'email all'indirizzo che trovi in descrizione. In descrizione trovi anche l'indirizzo per il mio canale Telegram, in cui pubblico non solo questi video, questi audio, ma tutti gli altri miei aggiornamenti e riflessioni. Noi comunque ci rivediamo alla prossima. Un saluto da Ivan Ferrero. Ciao!